Non ho inseguitore letale, però, cazzo. Come faccio senza inseguitore letale in sta build? Si chiama Sekiro, onesto. Mi l'ho già visto, peccato. Ci ho provato. Ovviamente è rischioso ogni volta cercare di hittare qualcuno da quella distanza. Ho sentito dropparsi? Sì che ho sentito dropparsi. Fuck. Devo ricaricare. Dai signorina Ada, venga qui. Non mi aspettavo di droppasse il pallet, volevo non rispettarlo e fare il prossimo. Per forza devo aprire il locker per guardare. Il problema è che il seguitore letale ti fa vedere per 2 secondi in più, capito? Cioè il problema di sta build è che in seguito alla letale ti serve per guardare in più. Nice. Non ho guardato dove stavano. Ah, perché non me l'ha fatto vedere proprio tanto. Uno è sopra, si è appena droppato. Di M1, dai. Che hanno finito quel gen. Ci sarà qualcuno sopra? In passa ha bloccato quello dall'altra parte. Oh. Salve. Ma che cosa ti porta qui, signore? Poverino. L'hanno già curata? Ok. Easy. Non ho capito, devi fare diverso in base al surge. Esattamente, Legend. Praticamente gioco quello che trovo contro. Quindi prima mi sono trovato questa build dell'Antras e ho dovuto giocare questa build. Al prossimo game vedremo quale dei 4 sopravvissuti ha fatto più punti. Giocherò la build del sopravvissuto che ha fatto più punti. E così via. E continuiamo e continuiamo. E intanto voglio vedere a quante win arrivo con le build degli altri. Ah, che mezzo ho tirato. Nice. Siamo riusciti a hittarla prima che la salvasse. Tanto carichiamo. No. Merda, Snake. Ho giocato veramente male. Non ho accettato la mia richiesta di entrare su... Eh? In che senso? Oh. Qualcuno mi ha splayato. E non poco, direi. Abbiamo un sacco di uncini. Per fortuna l'hanno reworkata un po' questa mappa. Perché una volta era senza uncini. Non esistevano uncini in sta mappa, in pratica. Dovrei riuscire, se non sbaglio. Ok, è stata brava. Stavo aspettando il dodge, ma... Niente, ci ho provato. Alla fine game prende la build del ruolo... Esatto, del ruolo opposto. Eppa.
Abbiamo preso quasi tutti gli Scourge, ormai non stanno più facendo generatori. Nice. Sono veramente indietro. Stiamo dando troppa pressione. Non hanno fisicamente chance ormai. Sono tipo tutti second stage, forse. Sono in 3 second stage in questo momento. E 1-0. La Yui. Darkness Reveal non mi mostra niente, sfortunatamente. Tanto spacchiamo il muro qua perché dà fastidio. Lo spacchiamo anche sopra. Si è fatto uccidere sull'uncino. Ok. Buono, 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 buono. Quel Jens sta venendo lavorato in mid. Devo caricare così da non dare terror radius. Ok, 1-2. Sono dalla parte opposta che sta scendendo. Facciamo che andiamo giù. Di quello col più elevato, sì. No, peccato. Ma ha usato For the People, Dwight. Game broken, Dwight. Ciao Arle, buonasera caro, benvenuto, come stai? Carichiamo, dai, ci serve l'accetta a questa zona. Qualcuno nel basement, lol. Sai che c'è? Fanculo. Perché Dwight è andato in broken e poi si è curato? Sono confuso. Diciamo, voi? Tutto a posto, grazie mille, Arle. Madonna, quanto ci mette a lanciare sto cazzo di accetta per poi fare qualcosa? Ogni tanto mi parte il click. Dai, signori Nada, venga qui. Ah, so che cosa ha usato. Blood Rush. Perché è dato nuke lui. Che cazzo ha dato Blood Rush a fare? Per il meme, cioè, per forza. Forse lui è tal perk che quando sei libero dal gancio... No, 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 perché era già vivo. È Blood Rush. Quando sei nell'ultimo stage puoi andare in broken per 20 secondi e ridarti l'exhaust perk, sono sicuro. Cioè, sono sicuro. Immagino che sia quella, è l'unica cosa che rimane. L'altra è lì, l'ho vista, no? Nice dodge. Però doveva droppare subito il pallet appena avevo missato. O almeno cercare di stunnarmi con esso. O fare il giro più lungo. Non era un buon safe pallet quello per sua sfortuna. Però l'ha giocata bene. Il dodge l'ha fatto bene. L'ho tirato in centro perché non sapevo dove andasse. Era un 33%. Tira al centro, adesso alla sinistra. Il centro è quello, diciamo, un po' più probabile di prenderlo. Perché almeno... tecnicamente un po' più a sinistra di tirare, di hitter. Oh, pure la bottolina, let's go. Let's go. Adrenaline, ovviamente. Ciao Lucax, buonasera caro, benvenuto, come stai? Sei una sega comunque. Certo Luca che mi ricordo di te. Come stai caro, che ci racconti di bello? Adesso dobbiamo aspettare questo minutino e vedere se va a fare una porta o meno.
Tutto a posto, grazie. Che ci racconti di nuovo? Dove sei stato di bello? Dai, che palle, raga. Ho capito che magari vuole uscire. L'ha aperta in quasi 2 secondi, comunque. Mi sa che l'ha lasciata tipo... Ha fatto il primo 10% e poi ha fatto il secondo. Così riesce a salvarsi. Allora, probabilmente giocheremo la build dell'Ada. 2 su 2. Niente di che, 12 ore al giorno? Porca vacca. Immagino, vabbè, tranquillo. Preoccupare. Il problema è che adesso sei qui, ti stai riposando, stai facendo una pausa. Allora, infatti era dell'Ada. Devo giocarmela, immaginavo, nuova. Sei in ferie, dai, meno male, almeno ti puoi riposare un po'.